racconteremo la storia di Vasco da Gama. Siamo in Portogallo nell'anno 1497. Un notaio riceve da un suo cliente di nome Giovanni da Gama una scatola da consegnare in eredità al nipote Vasco da Gama. Io sono il notaio Federico e questo è il mio aiutante. Buongiorno, sono il mio aiutante io. Ecco, ho appena ricevuto questa scatola da un mio cliente, Giovanni da Gama. Portugal, Sines, 1497. Scatola di commercio lasciata in eredità da signor Giovanni al suo nipote Vasco da Gama, figlio di Esteo da Gama, suo figlio. Questa scatola è indirizzata a Vasco da Gama. Dovremmo andarlo a cercare in paese e chiedere di lui. Salve, sono Vasco da Gama e ho portato con me mio fratello. Buongiorno, sono Paolo. Io ho portato il mio che mi è sempre consegnato questa scatola da suo nonno Giovanni da Gama per lei. Grazie. Ah, c'è dentro una cartina stropicciata che potrà servire in qualche modo. Poi degli appunti di mio nonno, che degli appunti. Poi l'indirizzo di un cartografo che è molto bravo. Una bussola. E una mia foto. Sì, una mia foto. E per finire un astrolabio. Allora, insomma, non è meglio provare a capire cosa aveva intenzione di fare il nonno? Beh, qua c'è scritto che questo farà punti o pensieri. C'è scritto che magari commerciale, perché c'è seta, tessuto pregiato, poi delle spezie e delle pietre preziose. E magari si può chiedere a signori ricchi e poveri. Secondo me la prima cosa da fare è riprovare a farci fare di nuovo la cartina. Anche per me. Qua c'è l'indirizzo di Pedro Rainer, che c'è scritto che è un cartografo bravo e abita qua in Portogallo, quindi potremmo andare a trovarlo. Salve, signor cartografo. Vorremmo farci di fare questa cartina per dove mi sono due. Ok, e guardo se c'è un... Guarda, ce l'ho già pronta. Però è un kit, se ve lo consiglierei, che indica dei nostri marini, non so se viaggiate anche per via mare. Ci sono anche qua. Attenti che il mondo prima o poi finisce. Quindi è un po' più specifica. Va bene? Sì. Sì, va bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Cosa pensi che potremmo fare per capire cosa avete bisogno? Potremmo chiedere tipo a un medico. Buongiorno, io sono Ferro Remagna. Mi passo da Gama. Sono un medico. Io Paolo. E cosa vi serve per il suo lavoro? Beh, mi servirebbe alcol, scarpe, ma ho notato che le spezie mi servono per fabbricare medicine. E soprattutto il pepe nero. Salve, sono Dorfo. Io Vasco da Gama. Da Paolo. Per il suo lavoro le serve qualcosa? Mi servono pietre preziose e oro per costruire i gioielli. Ah, va bene. Buongiorno, io sono Coiaio. Io sono Vasco da Gama. Io sono Paolo. Cosa le serve per il suo lavoro? Il cuoio e la pelle. Qualcos'altro? Le spezie per fare le borse e le scarpe. Salve, io sono la cuoca. Salve. Cos'è che mi serve per il suo lavoro? Mi servirebbe un po' di verdura, del pollo, e qualche melanzana, e noce moscata, la cannella, chiodi di garofano e
dei soldi da spendere, cosa comprerete? E gioielli, rubini, smeraldi, perle. Ok. Grazie. Io sono la popolana. Salve. Mi serve qualcosa? Posso spendere poco perché sono povera e mi servono del pepe perché devo conservare le carni. Ah, oh, vabbè. Ciao, io sono la levatrice. Buongiorno. Cosa le serve per i suoi animali? Pieno e basta per mantenere i suoi animali. Sono la compagna. Ciao. Per il suo lavoro ha bisogno di qualcosa? Sempre piantare le piante e capo. E l'unica cosa che potrei comprare è pepe per conservare la carne. Buongiorno, principessa. Buongiorno. E lei ha risposto a spendere qualcosa per i prodotti? Sì, sono disposta a pagare abbastanza per gioielli e perle come le pietre preziose e poi di oro, argento. Ah, grazie, va bene. Buongiorno. No. Io sono un cardinale. Buongiorno, che cosa vi serve? Mi serve seta. E poi io amo bisogno di lusso, quindi mi piacciono le pietre preziose. Quindi Vasco decide di commerciare le spezie perché sono leggere, occupano poco spazio e sono redditizie. Ma le spezie, come facciamo a sapere dove sono prodotte? Potremmo chiedere a un giorno. Buongiorno, io sono la geografa Michela. Buongiorno. Mi servirebbe sapere dove vengono prodotte le spezie. Ah, aspetta, avevo preparato qua una carta dove ci sono da dove provengono, soprattutto in India e in Oriente. Ah, molte grazie. Arrivederci. Ma noi per andare a cominciare le spezie, però dobbiamo andare via terra perché non abbiamo barche. Allora partiamo da qua, tracciamo una linea e arriviamo fino all'India. Allora Paolo, possiamo partire? Vabbè, fammi interrompere. Fermi, c'è un problema con gli armi! Cosa sono fatto? Sono rispetto. C'è un problema, da dove possedete voi ci sono gli arabi e so solo che chiedono molte tasse. Non so altro. Non so altro. Va bene, grazie. Oddio, ma come fai? Non lo so. Aspettate, io conosco, che è nemico anche, un intermediario arabo che c'è qua nel paese. Ah, va bene, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Sono intermediario arabo, cosa volete? E abbiamo saputo delle tasse, sa dirci quanto costano? Sono molto alte. Può fare sconti o abbassarle? No. Vi assicuro? Sì. Qualsiasi europeo che vuole abbassare deve pagare delle tasse. E va bene, grazie. Oddio, adesso non possiamo partire. Andiamo a farlo. Del notaio. Ma ci sono altri fogli? Ci sono altri fogli. Controlla, aspetta. Poi vedo. Il certificato di proprietà si certifica che la nave numero 356-798 ormeggiata presso il porto di Lisboa appartiene al signor Giovanni da Gama. Bisogna subito chiamare Vasco. Vasco, Vasco! Cosa c'è ancora? Ho trovato questo in una scatola. Ma qua dice che abbiamo una barca di Giovanni, di un uomo. È meglio andare a vedere. Ma come ce l'ha fatta la nostra nave? Non so, vorrei andare in cintura. Ecco, è questa la nostra nave.
Non disperate, c'è anche questo nella scatola. Esatto. Avvenuto pagamento anticipato. Io sottoscritto meccanico nautico Juan Carlos, certifico che il signore Giovanni da Gama ha versato di denaro per aggiustare la propria nave numero 356.798 orneggiata presso il porto di Lisboa. Perfetto, non è una barca. E perfino aggiustata. Andiamo a cercarli. Sì, va bene. Per caso siete voi mi pensi? Sì, siamo. A me mi risulta che mio nonno Giovanni da Gama aveva pagato Juan Carlos per aggiustare la nave. Ah sì, mi ricordo. Andiamo a vedere se ce l'abbiamo. Ok, va bene. No. Ecco, l'abbiamo trovata, ce l'avevamo al nostro casello. Grazie. Sapete come usarla? No. Allora, c'è la prua. Che è davanti. La poppa. Che è dietro. Il timone. Il timone. Poi la chiglia. La chiglia. E gli alberi per consolare bene. E vi lasciamo questo per aiutarvi. Grazie. Allora, adesso che abbiamo la nave, possiamo appunto andare per via mare aggirando gli arabi. Hai ragione, aspetta, tre sistemi il percorso. Questo viaggio si può dire anche circumnavigare l'Africa. Ma siamo sicuri di andare via mare, perché ci sono anche i nostri marini. C'è anche il pericolo del vento che vi soffia contro. Che ne dite magari di chiedere a una persona che ha già fatto il viaggio? Io conosco Bartolomeo Diaz, che ha già fatto questa esperienza. Sì, hai ragione. Buongiorno, buongiorno. Io sono Bartolomeo Diaz. Ah, per caso hai già fatto un viaggio con tu, che abbiamo intenzione di fare noi? Insomma, sì, sono andata fino alla punta dell'Africa e sono ritornata indietro. Ma ho sentito delle voci che ci sono veramente dei mostri marini o dei venti insidiosi, è vero? Sì, insomma, è fattibile, insomma, ma posso accompagnarti? Sì, se... va bene. Allora si parte. Ok. Così, l'8 luglio 1497, Vasco, assieme a Bartolomeo Diaz e a suo fratello Paolo, partono dal porto di Lisbona fino ad arrivare alle Indie, di cui arrivano il 20 maggio 1498.